Ecco, io inizierei da qui. Siamo a Padova, questo è il memoriale che questa città volle dedicare a quella brutta storia che tutti sappiamo, Memoria e Luce si chiama. Ecco, porzioni di trave proveniente dal World Trade Center di New York a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, donata dal Dipartimento di Stato alla Regione Veneto, post 11 settembre 2005. E qui si raffigura proprio il grattacielo che cadde giù. Questa è una cosa molto bella di questa città. C'è anche la memoria del sedicesimo presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, che abolì la schiavitù e iniziò l'opera che qualcuno vuole distruggere in qualche maniera. Ecco, qui che riproduce molto fedelmente quelli che erano le Torri Gemelle, che tutti ricordiamo, molti di noi hanno anche visitato quando erano in piedi, insomma. E qui c'è proprio questa, è una porzione, ecco, questo riproduce le Torri Gemelle come erano, dall'esterno si vedevano così. Ecco, questo è un memoriale, vabbè, ci sono altre persone ovviamente. Ecco, questo è proprio un pezzo della trave del World Trade Center, una delle tante travi che sono venute giù. Si vede come il fuoco le ha, questa è una trave in acciaio, guarda, è spessissima, è molto spessa, numerata 80A o A08, insomma, guardate il fuoco di quegli attacchi, di quel dramma che tutti ricordiamo, come le ha modellate, guarda, sono 10 centimetri di acciaio puro che sono state bruciate, riarse, rimodellate da quel fuoco assassino che quelle persone cattive, e non voglio usare altre parole, decisero di fare. Si vede benissimo come il fuoco le ha distrutte, le ha modellate, acciaio fuso. Proprio riarse, bruciate. Questo è un pezzo dell'originale del World Trade Center di New York. Eh già, è così. A Padova c'è anche questo. Ciao.